farina di grani selezionati, burro purissimo centrifugato in apposito impianto, uova fresche, cedro diamante della Sicilia, arancio, bionda dolcissima uvetta, zucchero e lievito naturale, come quello del buon pane. Nel giro di pochi anni, il panettone, specialità tipicamente ambrosiana, è divenuto il dolce tradizionale del Natale per tutti gli italiani. Ecco, in un grande stabilimento dolciario di Milano, alcune fasi della sua preparazione, alla quale, nei giorni che precedono il Natale, sono addetti 2500 operai. I panettoni hanno finito di lievitare nelle apposite sale ed ora vengono preparati per l'infornatura. Eccoli immessi nei forni a carrello o in quello continuo, dal quale, all'estremità opposta, escono cotti a dovere. Mentre parte di essi, destinati alle mense più ricche, ricevono una bella decorazione, gli altri vengono subito confezionati negli appositi imballaggi e avviati alla spedizione. Fino a 800 quintali giornalieri di soffice e fragrante panettone Motta escono dallo stabilimento per trovarsi a Natale sulla tavola di ogni italiano in patria e lontano, in ogni paese del mondo.